Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza. Si è aperta con la deposizione di una corona di alloro al monumento del Milite Ignoto la mattinata di domenica 26 giugno, che a Montegiorgio ha chiamato a raccolta donatori e cittadini per l'inaugurazione del monumento al donatore, frutto della sinergia tra l'Avis e la Fratres, le due associazioni di donatori di sangue attive in paese. Dopo la Santa Messa e la deposizione di una corona di alloro presso il monumento in onore di Salvo d'Acquisto, l'inaugurazione del monumento al donatore installato nello spazio verde di fronte all'ex ospedale. Un'opera dal grande valore simbolico che, come hanno sottolineato i promotori, rappresenta un ringraziamento alle centinaia di volontari che da decenni non fanno mancare il loro impegno, ma che vuole essere anche uno stimolo visivo a chi vorrà unirsi nella raccolta del sangue, un bene sempre più prezioso. Oggi siamo qui insieme alla Frates perché credevamo in questo progetto per avvicinare l'Avis al mondo istituzionale della scuola, perché noi entriamo anche nella scuola facendo dei percorsi formativi, e con questo progetto ci siamo voluti avvicinare ancora di più agli studenti, chiedendo appunto di rappresentare quello che era per loro il mondo della donazione. I ragazzi hanno fatto dei bellissimi lavori, i quali sono stati molto difficili da valutare, e alla fine è stato premiato questo simbolo, la D della donazione e la goccia di sangue che comunque unisce sia Avis che Frates. Oggi una bellissima festa, piena anche di tanti simboli. Purtroppo abbiamo dovuto registrare un'assenza, quella del presidente dell'Avis di Montegiorgio. Sì, questa mattina mi ha chiesto di sostituirlo in veste di vicepresidente e Marco ci ha mandato giusto due righe per salutare tutte le autorità presenti, tutte le altre associazioni del territorio montegiorgese che comunque collaborano con Avis e Frates. E poi non dobbiamo dimenticarci delle persone che hanno fatto la storia di Avis Montegiorgio, da Roffo Alessandrini, dagli altri che ci hanno preceduto. Loro sono la nostra colonna storica e con questo monumento speriamo che i giovani si avvicinino al mondo del volontariato e della donazione del sangue. Bene, leggiamo allora il messaggio che il presidente Armelini ha voluto darci oggi. Allora, mi piace pensare che questa opera sia utile a creare quel senso di comunità e solidarietà per sensibilizzare le persone al tema del dono, non finalizzato esclusivamente alla donazione di sangue, ma per contribuire al processo di formazione di una coscienza solidale attraverso la diffusione e la sperimentazione dei valori del dono e in più in generale appunto sulla cultura della solidarietà. Il bozzetto premiato è stato realizzato dall'alunna Antonella Guerrieri, alla quale va tutto il nostro applauso e riconoscenza. Lo stile giovane e creativo della goccia stilizzata lancia un messaggio di facile lettura rivolto a tutti, ma soprattutto alle giovani generazioni. Mi occorre l'obbligo ringraziare, per quanto riguarda l'associazione che ho l'onore di presiedere, i presidenti che ci hanno preceduto, Ferdinando Ferracuti, che per primo ha avuto l'idea di realizzare questo monumento insieme ad Alessandro Petritoli. A proposito di ringraziamenti, nella certezza che avremmo potuto dimenticare qualche nome, accomuniamo in un unico ringraziamento tutti coloro che in qualche modo e a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, ma che giorno dopo giorno ci aiutano con le donazioni di sangue. Presidente Marziali, oggi l'Avis e la Frates sono insieme per un importante traguardo, possiamo dire, raggiunto dopo un sospirato periodo di attesa forzata. Sì, dovevamo farlo settembre del 2020, purtroppo non l'abbiamo potuto fare. Ci siamo riusciti questa mattina, dopo tanti sforzi, tanto lavoro e collaborazione con i presidenti, prima Alessandro Petritoli e adesso Marco Armelini, che mi dispiace profondamente che stamattina non può essere qui presente insieme a noi. L'inaugurazione del monumento qui a Montegiorgio rappresenta anche un fatto importante, cioè quello che la sinergia è vincente. Sì, speriamo
di attirare molte più persone, gente, ragazzi, anche meno ragazzi, a donare il sangue, ma non solo qui a Montegiorgio, ma anche in altri paesi, perché ce n'è tanto, tanto bisogno. Oggi è una giornata importante, un monumento che dà lustro all'intera città per il significato che rappresenta. Assolutamente sì, avere qui all'ingresso del paese una posizione così strategica, questo monumento, comunque simboleggia proprio l'attaccamento della nostra comunità ai settori del volontariato e in particolar modo a quello della donazione del sangue. Il fatto che due associazioni, Fratres e Avis, che sono qui a Montegiorgio, abbiano entrambe da pochi anni festeggiato il 50° di fondazione e hanno raggiunto risultati così importanti e meritori è sinonimo di un terreno fertile per quel che riguarda il mondo del volontariato e quello del dono. L'auspicio è che questo monumento non sia soltanto un riconoscimento a tutti coloro che fanno parte già dell'associazione e che quindi quotidianamente svolgono il loro ruolo di donatori, ma che sia uno stimolo alle future generazioni. Questo è un punto di passaggio, ci sono le scuole, io mi auguro che i tanti studenti, tanti ragazzi che frequenteranno questo posto si interrogheranno su quello che significa questo monumento posto qui e che una volta capito il valore possano avvicinarsi comunque anche loro al mondo del volontariato e al mondo della donazione. A proposito di donazioni di sangue, qual è la situazione qui a Montegiorgio nel territorio? Durante gli anni della pandemia c'è stato un forte aumento delle donazioni rispetto agli anni passati, però in quest'ultimo anno si sta registrando un abbassamento delle donazioni, un mancato ricambio generazionale perché comunque abbiamo delle fasce d'età che stanno cambiando, mancano i ragazzi dai 18 a 25 anni, invece abbiamo fasce d'età più alte e quindi per questo il numero delle donazioni si stanno sempre più abbassando. Quindi invitiamo i ragazzi anche attraverso l'impegno di Avis con lo sport ad avere stili di vita sempre più salutari e corretti, ad avvicinarsi all'associazione in modo da contribuire a risollevare la donazione di sangue. Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza.